Benvenuti sul mio canale. Prima di iniziare, vi consiglio di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i miei social. Per creare questi fiori, inizio realizzando il modello. Sto piegando un quadrato di 10 cm. Dopo aver schiacciato bene sugli angoli, lo riapro e lo piego in questo modo. Con una matita o con un colore vado a disegnare un petalo. Dopo averlo disegnato, lo vado a tagliare. Se volete realizzare una sagoma di petali più piccoli, basta fare un quadrato più piccolo. Dopo aver realizzato la sagoma del fiore a 6 petali, realizzo la sagoma del fiore centrale. Ora vado a tagliare il cerchio che ho realizzato con una tazzina vuota da caffè. Lo vado a piegare in due e taglio la metà. Vado a togliere anche un piccolo angolo. Con una matita riporto le sagome di fiori su della gomma Eva. Ho scelto di utilizzare il colore giallo, però si può realizzare in qualsiasi colore. Queste sono le sagome che ho disegnato. Utilizzando le forbicine con la punta curva, si possono tagliare i petali con più facilità, girando le punte curve della forbicina prima da un lato e poi dall'altro, come sto facendo io. In un mio tutorial precedente ho realizzato proprio come fare le sagome di fiori. Prendo uno stuzzicadente e del colore acrilico e vado a disegnare le sagome. Utilizzo lo stuzzicadente come una penna. Vado a bagnare nel colore, faccio il contorno e poi faccio delle linee interne. Ripeto lo stesso passaggio sulla sagoma a 6 petali. Quando il colore si è asciugato, vado a modellare i petali. In questo modo il colore viene assorbito dalla gomma Eva e diventa uniforme. Per mantenere le sagome in modo perfetto potete utilizzare anche una pinzetta per sopracciglia. Non si deve dimenticare che il colore deve asciugare prima di modellare la gomma Eva. Eccole pronte. Prendo un rettangolo di gomma Eva come altezza circa 10 cm. Lo piego in due e taglio due foglie in modo semplice. Con questi fiori si possono realizzare delle bellissime composizioni. Sono realizzati in modo semplice e con pochi materiali. Ora metto il ferro alla massima temperatura. Faccio riscaldare la foglia e la vado a modellare in modo naturale, modellandole in modo diverse l'una dall'altra.
La gomma Eva la appoggio in modo leggero sul ferro, in questo modo non lascia segni. Vado a modellare il centro del fiore. Vado a pizzicare sui bordi. I lavori realizzati a mano sono tutti diversi l'uno dall'altro. Anche se il fiore è uguale, è sempre diverso da quello precedente. Ora vado a modellare la sagoma a 6 petali. Riscaldo 2 petali per volta. Quando iniziano a prendere forma, li vado a piegare e a tirare sulle punte. Man mano che modello, ad alcune sagome faccio i petali più aperti e ad altri leggermente più chiusi. Per fare lo stelo del fiore utilizzo del filo di ferro da giardino. Lo spessore del ferro lo potete decidere voi. Oppure potete utilizzare degli stuzzicadenti lunghi. Per fare il centrale sto utilizzando dei pistilli per fiore. Sull'estremità ad un lato vado a realizzare una U con una pinza. Inserisco i pistilli dentro e chiudo. Poi vado a fermare con un po' di colla. Prima di assemblare il fiore, vado a chiudere il centrale, aggiungendo poca colla. Poi vado ad inserire lo stelo. Lo vado a fermare con un punto di colla e procedo ad inserire la sagoma grande, inserendola sempre dal lato sotto. Aggiungo sempre la colla tra una corona di petali e l'altra. Procedo sempre partendo prima dal centrale, chiudendolo in questo modo. Per fare il foro, schiacciate il filo al centro della sagoma. Procedo ad assemblare il fiore. Il colore acrilico è stato assorbito dalla gomma Eva, proprio come fosse una stampa. Se il centrale del fiore lo preferite più corto, si può anche tagliare. Con questi fiori potete realizzare delle bellissime composizioni per qualsiasi occasione. Si può realizzare anche una piantina. Io adesso con questi fiori realizzo un piccolo rametto. Il video è terminato. Se vi è piaciuto, condividete. Datemi un like e seguitemi su tutti i miei social. Mi raccomando di attivare la campanellina, così ogni volta che posterò un video vi arriverà una notifica. Un grazie per aver guardato questo video.